Eccoci in diretta anche oggi con Focus Attualità. Oggi parleremo di un tema molto caldo che è quello dell'ambiente, ambiente da tutelare e proteggere come vedete anche dai nostri titoli tra l'altro in in questi giorni cominciano ad arrivarci alcune segnalazioni dal mare e sono segnalazioni che equivalgono a un grido d'allarme perché è un problema che evidentemente non riusciamo a risolvere. Ogni estate puntualmente si, ripresenta, eh, si ripresentano le stesse immagini, si ripresenta purtroppo lo stesso identico problema da fronte. Grazie per essere con noi alla Presidente di Lega Ambiente Anna Parretta, grazie per aver accettato il nostro invito, con lei parleremo eh, della eh, chiaramente del mare, della salute e delle nostre acque, ma dell'ambiente in generale. Negli, nelle ultime, negli ultimi giorni c'è stato un caso che sta facendo eh, molto discutere e c'è un caso che eh, davvero tra gli abitanti eh, di quella porzione di territorio eh, sta incutendo preoccupazione. Parliamo della discarica di Scalaceli, come sapete, un tubo della discarica eh, si è rotto, per cui eh, ci sono. Problemi importanti che riguardano non solo Scalaceli, ma l'intero territorio. Ad essere preoccupato non è soltanto il sindaco eh, del comune, ma tutti i sindaci del circondario. E avremo eh, oggi con noi anche il sindaco di Calopezzati che vedo eh, collegato in diretta. Grazie per essere con noi, il sindaco Giudice Andrea. Però prima di entrare nel merito di questa discussione, e capire perché per esempio il sindaco giudice Andrea ha emesso delle ordinanze di vieti di balneazione vediamo in quale tratto eh, di territorio vi voglio far sentire eh, l'intervista che abbiamo realizzato con il sindaco di Scalacelli. sente cosa dice ai nostri microfoni è scoppiato un tubo che nel frattempo ha fatto pure strappare il, il telo che chiaramente sarebbe quello l'immermiabilizzazione della discarica e quindi è fuoriuscito tutto il percolato che c'era all'interno buon parte almeno fino all'altezza della rottura io secondo me ce n'è ancora però essendo più basso dalla, dalla rottura diciamo che siamo tranquilli che non ne vorrei la preoccupazione mia è quella là di di, che se arriva una pioggia aumentando di livello incomincia a fuoriuscire un'altra volta si sta intervenendo, di fatti ci sono degli auto, delle autocisterne che prelevano il, il percolato e lo stanno portando a trattamento però secondo me nei giorni, io tutto il giorno faccio più o meno un po' come dire, del eh, grido, eh, nel senso che è troppo lenta la macchina fatta così. Tant'è vero che per eh, come dire, eh, cercare di, di cacciare tutto quel percolato, secondo me è necessario che magari la procura, stando a quello che si diceva che eh, stanno chiedendo, di autorizzare a riparare e rimetterlo chiaramente come contenitore momentaneamente là, in modo che poi. Chiaramente nei giorni hanno tutto il tempo per portarlo in, uh, al trattamento, se no secondo me non ne usciamo anche perché ci sono delle falde di acqua normale che provengono sempre dal, da, da Monte, che tu ne cacci 10.000 litri e magari il giorno dopo li ha ripresi un'altra volta come livello perché l'acqua. Uh, buona, diciamo limpida, va, va a mescolarsi con il percolato. Io dico che quello che è accaduto è, grave, è gravissimo, è l'unica fortuna, se fortuna può essere, è che in questi giorni non ha piovuto e quindi in questo senso siamo fortunati, e diciamo che l'inquinamento attualmente c'è, però è come dire che è stato è ridotto. Io sono preoccupato se va ancora avanti, perché io ho sempre detto in questi giorni che la bravura di noi amministratori è se è 10 deve restare a 10, se lo facciamo andare già, io ho fatto come esempio 10 per avere un riferimento, se lo facciamo andare a 11 come inquinamento vuol dire che siamo un fallimento. La discarica mo è sotto sequestro. Però il problema qual è? Che anche volendo portare 100 cisterne, è vincolato questo discorso di più numeri di cisterne al discorso del, del trattamento. Se tu li riempi e poi ne, non li puoi andare a scaricare, quindi a trattare, perché va trattato quel prodotto là, automaticamente siamo a, come dire, riusciamo a fare poco, perché se no si poteva lavorare notte e giorno per avere magari nelle 48 ore subito dopo. O, Prontezza di aver cacciato tutto il liquame pericoloso e bonificare chiaramente i corsi d'acqua perché vanno pure bonificati quelli. Io chiaramente, come altri sindaci che ho visto, abbiamo adottato l'ordinanza di divieto di consumo delle acque del fiume delle, e dei, di, di questi chiaramente corsi fluviali che chiaramente ci sono. Per quanto riguarda il. A scopo cautelativo? Ma è normale, se qualcuno va a bere dove chiaramente che sarebbe un carafono pepino per intenderci oppure il capoferro, un animale non ha speranza di di vivere nel caso in cui siccome sono attenzionati tutte queste, queste cose di consenza noi abbiamo voluto dire pure agli allevatori di stare attenti e non consumarlo fino a quando chiaramente la cosa non, non, non viene chiaramente come dire, risolta e lo avete sentito il sindaco di Scala Celli, Giovanni Matalone, tra l'altro noi stamattina abbiamo provato a contattarlo, ci ha risposto, è stato molto gentile, però ci ha detto che era alle prese con la protezione civile e che in un momento così delicato era molto preso, non poteva eh, comunque intervenire nella nostra trasmissione. Abbiamo realizzato l'intervista che vi abbiamo proposto. Eh, sindaco Giudice Andrea, comincio da lei perché eh, la situazione è seria. Eh, lei lo ribadisco, ha emanato un'ordinanza, eh, sono stati effettuati anche dei rilievi sul fiume, sul, eh, sul torrente il Nicà quindi su tutto no, il, il terreno eh, adiacente al torrente che poi sfocia in mare. Sono arrivati gli esiti di queste analisi? Eh, no, eh, ancora al momento noi avete pensato non abbiamo avuto i risultati delle analisi. Vi eh, attendiamo, sia direi anche. Perché eh, sostanzialmente noi abbiamo messo un'ordinanza di divieto di balneazione, non siamo il comune più prossimo a Cariati, diciamo, il comune della provincia di Cosenza, che eh, confina con il, con il Nicà, col con il fiume Nicà. Eh, però probabilmente le correnti hanno spinto fin da noi, eh, saltando i comuni eh, che stanno in mezzo, questa ondata di. Eh, colato diciamo e mh, eh, la, la mattina di eh, venerdì eh, un sub dell'università che era in mezzo dei dei Sindaco, la fermo un attimo perché dobbiamo sistemare l'audio perché la sento a tratti e credo che anche i nostri telespettatori la sentiranno a tratti, la vogliamo sentire bene perché lei ci sta dando informazioni importanti, quindi prego la nostra regia eh, di sintonizzare bene l'audio. Anna Parretta, anche Legambiente è stata eh, protagonista di questo sit-in che si è tenuto domenica scorsa sul territorio. Sì, eh, non solo, perché eh, la discarica di Scalaceli in realtà eh, è una delle battaglie eh, che eh, la mia associazione ha condotto sul territorio eh, nel corso degli anni a tutti i livelli, a partire dal eh, circolo che appunto si chiama NICA, eh, come, il, eh, come la fiumara, eh, il, a livello regionale e a livello nazionale. E noi abbiamo sin dall'inizio presentato una serie di eh, denunce, Stiamo conducendo delle battaglie nelle aule giudiziarie eh, sia eh, relativamente alla stessa sussistenza della discarica che al suo ampliamento, che al continuo conferimento dei rifiuti che abbiamo sempre ritenuto un enorme pericolo. Purtroppo eh, la eh, realtà eh, ci ha dato ragione. La stessa segnalazione relativa allo sversamento eh, molto ingente di percolato eh, nelle acque fluviali è partita proprio dal eh, Presidente del Circolo, da, eh, da, Nicola, da Nicola Bruzzese. Adesso ci troviamo di fronte, eh, visto eh, che eh, gli allarmi non sono stati ascoltati sinora, a quello che eh, possiamo eh, configurare come un vero e eh, proprio disastro. Ambientale. È chiaro che eh, attenderemo l'azione della, della magistratura e delle forze dell'ordine, eh, chiediamo però eh, alla Regione un atteggiamento eh, molto eh, forte nei confronti di questa, di questa discarica. Quindi non soltanto eh, la bonifica dello stato dei luoghi e il, e il ripristino, eh, il risarcimento ovviamente dei danni che sono stati eh, subiti dalla cittadinanza, gli ingenti danni alla salute i danni al, agli agricoltori eh, che sono soprattutto agricoltori biologici della zona ma soprattutto chiediamo alla regione con eh, forza che questa discarica venga definitivamente chiusa perché tutte le questioni ambientali sono questioni strettamente legate quindi la questione dell'inquinamento eh, dell appunto che adesso si è verificato nelle acque eh, marine con tutti i riflessi che eh, questa cosa avrà eh, sull'economia della zona a partire dal settore, dal settore turistico eh, appunto, tutte queste questioni sono eh, strettamente legate, quindi la questione depurazione delle, delle acque è strettamente legata alla questione rifiuti. Eh, la regione Calabria deve con coraggio e determinazione affrontare eh, finalmente questa, questa questione. E allora, eh, vediamo allora. se siamo in grado di sentire bene adesso il sindaco di Calopezzati. Intanto la regione dei giorni scorsi ha, ha sentito i sindaci, vero? Eh, siete stati in regione e attraverso Arpaca la regione sta monitorando la situazione, sta seguendo, si dice una nota con attenzione, questa che definisce un'emergenza, mettendosi a disposizione degli enti locali e con ogni possibile supporto. Porto. Eh, questa è la nota della regione. Eh, per quanto riguarda invece, eh, non so se siamo in grado di tornare eh, dal sindaco di Calopezzati perché da lui volevo sapere eh, intanto se avevano incontrato insieme agli altri sindaci eh, il eh, proprio a Catanzaro il presidente o i funzionari, i dirigenti del Dipartimento Ambiente e poi eh, rispetto a anche al alla all'ordinanza all emanata dal sindaco che cosa, eh, qual è stato l'oggetto, allora vedo che abbiamo problemi di collegamento riproviamo a collegarci con il eh, lo vedo, lo vedo è, è, un, è il bello della diretta no? il bello della diretta è che anche noi siamo in tensione per i collegamenti sindaco, allora, c'è stato questo incontro con la regione, che cosa vi siete detti quali sono state eh, se ci sono state delle garanzie che avete avuto, quali interventi saranno effettuati e poi ritorniamo all'ordinanza. Lei eh, ha eh, firmato questa ordinanza in cui eh, dice che c'è divieto di balneazione in alcuni tratti. Sì, ehm, personalmente non sono stato invitato all'incontro eh, in regione proprio perché non faccio parte dei comuni limitrofi al, al torrente, alla fiume Nicà, eh, quindi nulla le so dire della, uh, della riunione. Eh, per quanto riguarda il divieto di balneazione... Noi lo abbiamo emesso perché venerdì eh, intorno alle 13.15 un sub dell'Università eh, della Calabria, che lavorava per conto dell'Università della Calabria, ehm, e stava facendo ricerca sul banco di Poseidonia che c'è davanti al, al, a Calo Pezzati ha dovuto uscire dal, dal mare perché è arrivata questa ondata di, eh, di percolato, poi abbiamo capito, eh, capito perché eh, ci siamo messi in contatto con eh, il, il collega di, di Cariati e ci ha detto che purtroppo c'era stata questa fuoriuscita, insomma se, erano stati presi dei provvedimenti già lì. E quindi eh, verificato che si trattava di questa eh, sostanza, abbiamo deciso cautelativamente di eh, sospendere la balneazione e l'utilizzo del, eh, del pescato di quella, di quella zona. Eh, nel frattempo abbiamo chiesto ad Arpacal di fare delle analisi del, dell'acqua del litorale di Calopezzati. E abbiamo eh, così predisposto noi eh, presso un laboratorio privato un prelevamento di campioni e relative analisi in modo da avere un po' di, di certezza che, come speriamo, sia già superata questa fase di inquinamento dell'acqua dell del mare. Eh, resta come eh, diceva, mm, la presidente del circolo legambiente questa eh, come diceva anche il collega Mattalone questo eh, torrente patia che è pieno purtroppo ancora di percolato e un'eventuale pioggia potrebbe eh, mandare in frantumi la diga di sabbia che è stata costruita per impedire la eh, diciamo il, lo sversamento nel NECA di, di questo liquido quindi insomma lì bisognerebbe come giustamente ha detto eh, Giovanni Matalone eh, bisognerebbe intervenire rapidamente per togliere quella che è un, una vera e propria bomba d'orologeria, basterebbe una pioggia o una <ride> o la stessa la stessa, eh, allo stesso aumento della portata del, del torrente per causare eh, la tracimazione dell'acqua e quindi ah, ancora una volta lo sversamento nel NICA e poi quindi a mare. Adesso la situazione credo sia recuperabile con degli interventi come è stato spiegato da, da tutte le parti, però, questa parte di, diciamo, di percolato che ancora giace lì dovrebbe essere eliminata quanto prima. Ecco. Quindi. Gli interventi sono stati auspicati, come dice lei, ma non ancora messi in atto, quello dello svuotamento del torrente patia. No, per il torrente patia, adesso non è più collegato al NICA perché giustamente hanno fatto una diga con la sabbia, quello che c'era lì nel fiume. E adesso si sta riempendo il patia, perché purtroppo a monte dell'inserzione del Pipino, che è il torrentello che passa sotto la discarica. Il, il patia ha una sua portata non enorme, però, insomma, non è un fiume asciutto, ecco, non è un torrente asciutto. E, e quest'acqua fa salire il livello presso la diga pian pianino e quindi determinare la, la fuoriuscita è un po' eh, una spada di Damocle? No? Che se, se la togliamo stiamo più tranquilli. Ecco. Certo. cosa significa, Sindaco? Eh, questa situazione per l'economia? Le ha detto insomma. Il blocco no, per l'attività dei pescatori perché sarebbe eh, un danno possibile per la sicurezza dei cittadini, eh, non si può fare il bagno quindi significa che molti operatori turistici non potranno eh, in qualche modo lavorare come avrebbero voluto visto che la stagione è arrivata anche in ritardo. Quindi per il suo territorio eh, noi sappiamo che i sindaci sono eh, il primo front office per i cittadini, e qualcuno sta venendo da lei a bussare preoccupato per chiedere che cosa dobbiamo fare? Certamente, certamente è, diciamo che eh, l'ordinanza è stata emessa non a cor leggero, ma dopo aver consultato tecnici eh, preparati che ci hanno consigliato cautelativamente di, di limitare di, di impedire la, la balneazione. Eh, adesso eh, la nostra speranza è che queste eh, analisi che abbiamo, eh, questo prelevamento di campione e successive analisi che abbiamo disposto presso un laboratorio privato ci dia i risultati che ci aspettiamo, cioè che l'acqua è balneabile e quindi ritirare l'ordinanza, eh, revocare l'ordinanza. Eh, questo potrebbe accadere già giovedì. Eh, perché sono analisi diciamo eh, che richiedono un po' di tempo ecco eh, proprio i, i campioni devono maturare diciamo così eh, giovedì avremo i risultati se i risultati sono confortanti l'ordinanza sarà revocata resta ripeto la, eh, eh, questa, eh, questo liquido questo percolato che ancora giace nel, nello struito eh, torrente patia eh, quello, sì, quello lì bisognerebbe intervenire rapidamente dico rapidamente significa anche anche ieri era meglio ecco eh, lei ha detto tante cose in questo intervenire rapidamente che ripete con eh, molta eh, con insomma come dire eh, si vede che è qualcosa a cui tiene molto per la salute dei cittadini, lo ripete spesso, lo ripete eh, ancora eh, più um, insistentemente ecco, eh, intervenire rapidamente. Anna Parretta eh, non è soltanto calopezzati no? che ad essere interessato in questo, eh, per quanto riguarda questa vicenda, è un intero comprensorio eh, di cittadini. Un intero, eh, sono più eh, paesi accomunati purtroppo da questa situazione. Eh, voi lo dicevate prima, insomma, più volte avete temuto quello che poi si è verificato. Adesso eh, tecnicamente quali sarebbero gli interventi da effettuare per evitare che la situazione peggiori? Occorre sicuramente effettuare una bonifica eh, celere dell'area. Appunto, come, come ricordava il, il sindaco, ed impedire che eh, il, vi siano eh, altri sversamenti di, eh, di percolato. Eh, il problema è che quando si deve eh, poi agire eh, per eh, frenare la eh, patologia, eh, diventa sempre un problema perché eh, il, i danni si sono, si sono già verificati. Eh, quello che noi chiediamo. Eh, che abbiamo sempre il, eh, chiesto, che appunto si agisca per quanto riguarda le questioni ambientali in un'ottica di eh, prevenzione e controllo. Queste, eh, queste situazioni devono essere assolutamente evitate a monte. Eh, per quanto riguarda la discarica di Scala di Celli, appunto eh, la Regione eh, avrebbe dovuto perseguire quello che è eh, nei suoi stessi eh, piani di gestione dei rifiuti, ossia la logica delle discariche zero. Eh, tutto questo si sarebbe appunto potuto, eh, potuto evitare. Eh, adesso abbiamo una, eh, un problema che sarà difficile da risolvere per la salute dei cittadini e per l'economia della zona. Sindaco, intanto Sindaco. noi le auguriamo che giovedì i dati eh, del laboratorio siano dati eh, confortanti no? e quindi che lei possa revocare questa benedetta ordinanza. Eh, però quello che le voglio chiedere, basterà questo? Resta la paura finché la zona non sarà bonificata? Quindi ci sarà ancora da lottare? Io credo che eh, la bonifica, così come eh, richiesto dalla regione alla, alla ditta titolare della, della concessione per la discarica, e, mm, sia il passaggio obbligato e prima avviene meglio è. Eh, un incidente può capitare... Un... Se non ci fosse stato il torrente vicino alla discarica sarebbe stato meglio probabilmente eh, perché c'era modo di rimediare eh, con un po' più di tempo. Eh, ma eh, tant'è, eh, diciamo una bonifica della zona è importantissima, soprattutto è molto importante lo svuotamento del eh, percolato contenuto ancora nel patia, eh. quello è fondamentale perché quella è la spada di Damocle, se eh. si rompe quella diga riparte tutto da capo ed sarebbe un peccato no? durante la stagione estiva, nel pieno della stagione, avere eh, a mare del percolato. Ecco. Assolutamente sì, eh, noi però vogliamo ragionare in maniera anche ottimistica, ripeto, eh, speriamo che giovedì eh, il laboratorio dia buone notizie, resta comunque la preoccupazione, è il primo, la priorità resta la salute anche dei cittadini, però eh, c'è anche da salvaguardare l'economia di un territorio, che è un territorio vasto e che vive anche di turismo. Eh, vogliamo dire, Sindaco, che... Eh, cioè il, il tratto che lei ha chiuso in questo momento è solo un tratto no, per cui Calo Pezzati accoglie comunque i turisti. Sì, sì, sicuramente eh, il tratto cautelativamente era tutta la, la costa eh, che in, insiste, ma è piccolino il tratto di Calo Pezzati, saranno 3-4 chilometri. Eh, il tratto di costa del comune, eh, però eh, sicuramente eh, la, la nostra. Eh, il nostro auspicio, la nostra speranza, direi anche più di una speranza, perché poi il mare sa, si depura e l'importante è che non ce ne ritorni più eh, di, questa, di questa sostanza, sia di avere tutta la balneabilità completa per tutto il litorale, come è sempre stato, eh, perché il litorale nostro ionico è sempre stato molto pulito. Adesso un infortunio per come è stato affrontato anche in modo chiaro, palese, da parte delle autorità eh, competenti, non è stato nascosto niente, quindi questo secondo me dà anche eh, fiducia alle persone che se dovesse capitare un incidente comunque la gente è, è avvertita. No? E questo, io credo che l'emergenza possa considerarsi finita eh, nel momento in cui in cui togliamo quell'altro eh, quantitativo che c'è. Adesso, secondo me, è, è già di suo finita, a giudicare dal, dal movimento che ha avuto anche il motondoso del mare, le correnti, insomma, eh, credo che il tutto si sia abbondantemente diluito nel, <ride> nell'immensità del, del mare. Eh, quindi abbiamo sicuramente coste pulite, abbiamo anche sicuramente attenzione da parte delle autorità, ma anche delle associazioni eh, che eh, sorvegliano, tutelano eh, l'ambiente la, la, e, e con esso la salute umana. Lei, domenica, ha partecipato anche a questo sit-in? Noi, insieme ad altri sindaci, insieme alle associazioni ambientaliste, avete anche pensato oltre alla protesta anche a una proposta, una proposta di tutela, di prevenzione? Sì, ehm, diciamo che eh, la prevenzione, la migliore era quello che diceva la Presidente, non c'è la discarica, non c'è il rischio. Eh, un, forse un qualcosina, eh, una via di mezzo potrebbe essere quello di avere una sorta di eh, commissione consultiva fatta anche dalle associazioni ambientaliste che ha, hanno la possibilità di eh, cooperare con chi gestisce l'impianto in ambito soprattutto di tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Quindi eh, Presidente Parretta, mi pare che il sindaco abbia lanciato anche a voi no? una, una idea, una proposta, che cosa ne pensa? Noi siamo sempre disponibili quando si tratta di collaborare eh, a, diciamo alla risoluzione delle questioni ambientali, però bisogna fare attenzione a una cosa. Eh, il sindaco diceva eh, si è trattato di un incidente, e, cioè. Il punto è che eh, qui non si tratta dell'incidente che si è verificato nello specifico e che appunto potrebbe ricapitare. Io ribadisco, eh, tutta la mia associazione ha sempre detto che lì la discarica di Scalocelli non avrebbe mai dovuto essere realizzata, ma in generale per quanto riguarda le questioni ambientali bisogna avere eh, visione e bisogna programmare il futuro per avere un futuro più verde e appunto far sì che la Calabria sia eh, oltretutto veramente attrattiva anche da un punto di vista turistico che abbia un mare realmente pulito, eh, perché non c'è soltanto eh, appunto il problema specifico che si può verificare come in questo caso. Noi abbiamo un problema in Calabria di mala depurazione che è una perenne eh, emergenza, che riguarda eh, la questione dei rifiuti, riguarda la questione degli scarichi illegali, riguarda la questione dell'abusivismo edilizio che cementifica le coste e così via cioè eh, noi eh, dobbiamo eh, a livello eh, il, appunto regionale ma anche le amministrazioni locali devono farlo, intervenire veramente in maniera urgente per eh, risolvere quello che è l'enorme problema eh, della depurazione eh, la nostra regione è una delle principali responsabili per quanto riguarda le procedure di infrazione eh, comunitaria che pendono sul nostro paese e che eh, complessivamente sono costate all'Italia al momento ben 142 eh, milioni eh, di euro. Allora, io la fermo qui perché c'è la pubblicità, dobbiamo andare in pubblicità, poi con lei ci ritroviamo subito dopo. Eh, Sindaco Giudice Andrea, io la ringrazio per essere stato con noi. Eh, ci risentiamo giovedì perché ci diamo questo appuntamento per poter insieme alla sua comunità dire l'emergenza è davvero finita e quindi augurarvi una buona estate. Magari poi ci risentiremo per altre trasmissioni, perché no? Sulla depurazione. Sul turismo, eh, sulla bella Calo Pezzati. Grazie ancora per essere stato con noi. La pubblicità. Grazie a voi tutti, grazie poi, per l'ascolto. Torniamo in studio. Seconda parte di focus attualità, ve lo ricordo, ci stiamo occupando di ambiente, ambiente da tutelare e proteggere. Nella prima parte eh, della nostra trasmissione abbiamo parlato in particolare del caso di questi giorni, ossia la discarica di Scala CELI, abbiamo sentito le preoccupazioni del territorio. Con il sindaco Matalone, con il sindaco di Calo Pezzati, con la presidente di Legambiente che decisa ha, eh, ha puntato l'indice su alcune responsabilità e anche disegnato un po' la strada per uscire dall'emergenza. Quindi noi auguriamo a quel territorio eh, davvero che tutto possa risolversi presto e bene perché la preoccupazione è alta. Seconda parte, abbiamo eh, con noi il sindaco di Cassano Allo Ionio. Lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, eh, Gianni Papasso, ed è rimasta con noi anche la presidente di Lega Ambiente, Anna Parretta. Grazie, presidente, eh, di essere ancora con noi. Non la vedo, ma credo la vedremo presto. Parto da lei, sì, eccola, eccola, Anna. Grazie ancora per essere rimasta con noi. Eh, ho voluto. Grazie, <ride> che eh, rimanesse per questo fil Rouge che è l'ambiente nota a tutelare in tutta la Calabria, lei prima eh, ci parlava della depurazione eh, che è il problema dei problemi e che poi eh, fa sì che le nostre acque non siano limpide come invece noi vorremmo però vorrei partire da una buona notizia anche qui da Cassano all'Oionio perché eh, Sindaco, eh, succede che bene. il canale degli Stombi torna navigabile. Diamo questa sì, bella notizia. Sì, da, Abbiamo completato i lavori di dragaggio già sabato e quindi formalmente, ufficialmente il canale è tornato navigabile già nella giornata di lunedì di ieri, dal 26 perché era data in cui scadeva l'ordinanza della Capitaneria di Porto perché come si sa è ordinanza necessaria e importante. Per consentire a noi altri di poter dragare, di poter lavorare diciamo, in piena sicurezza ed evitare che magari al canale stesso, senza ordinanza, si poteva avvicinare qualche imbarcazione, e non è facile tenere il canale aperto perché purtroppo noi siamo accanto al crate che con le sue correnti porta tantissima sabbia. Penso un po' che anche accaduto che soltanto in una nottata sono state accumulate circa 50.000 metri cubi di sabbia e poi eh, dobbiamo osservare anche alcune prescrizioni che ha fatto sembra a noi l'ARPACA sulle specie aliene che si potrebbero trovare nelle sabbie insomma quindi un monitoraggio costante anche con analisi Specifiche e speciali per evitare che magari anche il lavoro di, di, di dragaggio possa influenzare negativamente, influenzare negativ negativ negativamente sulla, su quelle che sono alcune specie naturali. In ogni caso siamo aperti, il lago di Silve sono pronto ad ospitare i turisti. La novità che posso rappresentare oggi è che l'impegno verso il canale che ce l'ha sempre continua e continua sempre con maggiore determinazione. Noi siamo passati con il canale aperto soltanto un mese all'anno, devo dire che da aprile 22 a aprile 2023 il canale è stato aperto per circa per esattamente 228 giorni. Di apertura e 137 di chiusura, quindi diciamo che c'è stato un miglioramento notevolissimo. È ovvio che l'obiettivo mio, quello della mia amministrazione, noi lavoriamo insieme anche con l'Associazione Laghi di Siber. a cui abbiamo affidato la Draga che ha acquistato il comune. L'obiettivo è quello di tenere aperto il canale tutto l'anno. Purtroppo però dobbiamo combattere con quelle che sono. Eh, le leggi della natura, quando c'è la mareggiata, quando c'è cattivo mare, eh, purtroppo la, il canale viene, viene otturato e poi noi dobbiamo intervenire, però l'abbiamo fatto eh, con grande spirito di abnegazione. noi riteniamo che il canale degli stombi è diciamo, essenziale per il rilancio del turismo nautico sul territorio di di Cassano e mi permetto di dire su tutto il territorio della Calabria considerato che i posti barche che abbiamo ai laghi di Sibra sono circa 2500 quindi un numero veramente... Arriviamo a quella che è ormai è sì. conosciuta come la Venezia del Sud e poi spiegheremo sì. anche un po' la storia. Anna Parretta, sì. il sindaco parlava di questo equilibrio no? importante da mantenere per salvaguardare le specie protette. Del, eh, che ci sono sul terreno, sul comprensorio, il fiume eccetera. E quindi io la domanda che a lei pongo: questo equilibrio è un equilibrio eh, insomma, naturale che si può continuare a mantenere in questo modo, o eh, c'è bisogno di maggiore accortezza? C'è assolutamente bisogno di maggiore accortezza, c'è bisogno di cura, di attenzione, di, eh, di amore per, per la Calabria, che è una, appunto una terra bellissima ma eh, troppo spesso maltrattata. Eh, L'unico turismo eh, accettabile nella nostra regione è un turismo che è un turismo ecosostenibile e che appunto eh, rispetti, eh, rispetti il mare, rispetti le coste, rispetti le montagne. Le, eh, si basi sulla eh, grande biodiversità eh, che, questa, che questa terra ha. Abbiamo appunto enormi, enormi potenzialità eh, che possiamo eh, però il, eh, mettere veramente il, eh, a valore eh, soltanto eh, rispettando eh, l'equilibrio tra eh, l'uomo e l'ambiente di, di cui parlava lei. Assolutamente, e lì nel canale è stato fatto. Mi pare di capire eh, questa quest attenzione: c'è stata, no? dando la possibilità ad un turismo eh, diverso, eh, un turismo insomma, in cui c'è la possibilità di navigare attraverso il canale fino all'Oionio e rispettare però anche l'equilibrio della natura, no? perché il sindaco parlava eh, del fiume, eh, delle specie protette, quindi. È stato un equilibrio rispettato, volutamente rispettato, no? mi pare che almeno un esempio positivo possiamo darlo, visto che lei prima parlava di cattiva depurazione, di una serie di elementi che non ci contraddistinguono eh, per eh, come dire, esempi virtuosi. Sì, è assolutamente, è assolutamente indispensabile appunto, mantenere questo tico, tipo di equilibrio, però allo stesso tempo eh, dobbiamo assolutamente agire in maniera prioritaria e in maniera veloce su quelle che sono le criticità. Io le, le ricordavo prima, in Calabria sono tante e non, no, e non, possiamo, non possiamo assolutamente dimenticarle. Eh, noi come associazione cerchiamo di fare anche eh, il, il possibile per mettere in, in luce quelle che sono anche le eccellenze della nostra terra eh, re, recentemente abbiamo pubblicato insieme alla touring eh, ad esempio la guida al mare più bello eh, la città di tropea è eh, tornata ad eh, cioè ha avuto finalmente le cinque le cinque vele dopo il dopo lungo tempo è un, un incentivo è un'indicazione di direzione a quelle che sono le politiche ambientali eh, che devono essere poste in essere eh, a partire appunto dalla, dal settore turistico proprio per un uno eh, sviluppo della, della, nostra, della nostra terra. Però mi pare che ci sviluppo, sia, eh, sì. Presidente, mi pare ci sia un'inversione di tendenza, no? eh, Quest'anno anche abbiamo avuto le spiagge per i bambini, no? Quindi un'attenzione diversa, eh, ci sono eh, le bandiere blu, cioè c'è eh, da parte anche dei territori e delle amministrazioni un'attenzione che forse in passato non c'era, Guardi, la sensibilità eh, ambientale sta aumentando. Ci sono dei piccoli segnali eh, anche nella, eh, nella politica regionale, però veramente eh, troppo poco rispetto a quello che dovremmo, che dovremmo fare. Eh, io citavo prima il caso della depurazione, noi lo affronteremo eh, a, a luglio eh, con la nostra storica campagna di Goletta Verde. Presenteremo i dati di Goletta Verde e di Goletta dei Mari. Goletta tornerà a Crotone il, 20, il 21 e il 22, il 22 di luglio nello specifico e appunto eh, presenteremo i dati del monitoraggio delle acque, eh, però eh, anche i dati che riguardano eh, l'abusivismo edilizio che ancora eh, insiste sulle, sulle nostre coste in mariera massiccio perché appunto non vengono eseguite le ordinanze di demolizione eh, l'enorme questione della depurazione noi abbiamo eh, ancora dei depuratori in procedura di infrazione comunitaria sto parlando della prima procedura di Infrazione comunitaria, quella che risale al 2004, è veramente scandaloso. Oltre al fatto che appunto ci sono poi eh, il, tutti eh, gli altri depuratori delle procedure di infrazione del 2014 e del eh, 2017. Stiamo parlando di 155 impianti in totale, pochissimi sono stati al momento, eh, diciamo messi, eh, in, messi in sicurezza, sono stati effettuati i lavori di efficientamento e collaudati. Su tutti gli altri eh, ci, sono lavori, ci sono i lavori in corso. È evidente. Che c'è tantissimo da fare. Eh, lei ha ragione, qualcosina appunto eh, diciamo, si, sta, eh, si sta facendo. Lo stesso eh, presidente della, della regione eh, sta proseguendo dallo scorso anno un eh, programma di, ehm, di potenziamento del sistema di depurazione so, sulla fascia tirrenica e anche sulla fascia ionica. Però si tratta di un, eh, di un inizio perché deve essere fatto appunto ben, ben altro. Certo, eh, in Calabria servirebbe però presidente Mi sì in Calabria servirebbe un assessore al mare, invece non abbiamo neanche un assessore all'ambiente, visto le note vicende giudiziarie che hanno recentemente interessato il dottor Minenna. pochissimi mesi dall'attribuzione dell'incarico, quindi bisogna agire su inquinamento, abusivismo, mala depurazione cattiva gestione dei rifiuti. bisogna agire, di... però, come le diceva, piccoli segnali eh, di sensibilità ci sono, tra l'altro, proprio il sindaco di Castano Loyonio su, eh, sulle demolizioni no, dell'abusivismo edilizio. Ha fatto una battaglia, eh, Sindaco. L'abbiamo vista con le ruspe. Sì, io volevo salutare Anna e volevo ricordare a lei che insieme abbiamo eseguito un sopralluogo via, via con, con le barche per andare a verificare se eh, diciamo, gli impianti di mitili che erano stati eh, sistemati all'interno delle tasse dell'agricoltura potevano essere inquinanti con le plastiche, eccetera. Beh, in quella circostanza io disse a lei, che le saluto che ringrazio per la disponibilità, che mi sarei dato da fare per evitare che quel, quegli specchi d'acqua, eh, le darsi nell'aria di Sible, potevano essere utilizzate per la, la, diciamo, far crescere per la, la, la proliferazione di, 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 di cozze, eccetera. Beh, non ci sono più le cozze, Anna, eh, se non quella parte autorizzata, perché c'è una parte di 2500 metri quadrati. Eh, autorizzata, poi c'erano altri 12.000 metri quadrati di, 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 di spazio de, di Darsena occupate per la coltivazione delle cozze. Non ci sono più perché è un impegno che ho assunto, l'abbiamo assunto e questo è anche un esempio di contrasto all'abusivismo perché era un impianto abusivo che noi abbiamo con ordinanza fatto rimuovere. Mi piacerebbe anche informare gli astanti l'opinione pubblica non per fare i primi della classe perché non c'è proprio bisogno, ma io sono il sindaco che ha, ha emesso diverse ordinanze. Sto per riproporre nuovamente, proprio per rinfrescare le idee a tutti quanti. Che eh, la mia ordinanza è per la, la tutela della Cicogna che nidifica a Sibare, per la tutela del Fratino, per la tutela del Giglio del Mare, per la tutela della. A tartaruga, a Caretta Carette sono tutte iniziative che sul territorio del comune di Cassano Ioni esistono e dovranno continuare ad esistere. Se io rinnovo ogni tanto queste ordinanze perché voglio ricordarle prima a me stesso che c'è un impegno verso l'ambiente, ma poi eh, per invitare tutti coloro i quali hanno a che fare con il territorio del comune di Cassano a, come dire, a far sì che eh, si rispettano alcuni amb ambienti, alcune, alcune specie perché è così. Pensate un po', che io ho sventato, eh, diciamo ultimamente la, la possibilità di. di eh, Radicamento di una parte la della peneta dell'area SIC perché si voleva costruire, realizzare un parcheggio per un lido, io sono intervenuto, abbiamo bloccato tutto, ho fatto regidare tutto, sto favorendo la, 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 la crescita di vegetazione spontanea dopo che il, diciamo, questo sito è stato dissequestrato. Mi piace anche ricordare a coloro i quali ci, ci ascoltano che per quando congenna la depurazione il comune di Cassano Ionio ha sei impianti di depurazione, tutti perfettamente funzionanti è e hanno tutte l'autorizzazione allo scarico. Questo è un impegno importante e voglio sottolineare soprattutto ad Anna e a tutti gli ascoltatori e alla sensibilità della conduttrice, che è una persona veramente sensibile l'anno scorso ad agosto nel mentre il presidente della giunta regionale faceva bene controllava le acque del terreno il sindaco di cassano lo scorso anno ha chiamato nel mese di agosto l'arpacal per far controllare le acque all'uscita dei propri impianti di depurazione quando gli impianti si sa che ad agosto vanno in sofferenza beh è stato tutto tutto corretto tutto normale l'impegno per l'abusivismo c'è stato anche in questi giorni nel comprensore di Marina Sibri, devo dare atto alla polizia locale di Cassano, la sua comandante, l'architetto Aiello, che sono intervenute per andare ad eliminare alcune abusi da parte di alcune. Utenti cittadini che con la scusa di mettere a dimore del verde si impossessavano di porzioni di spazio pubblico e avevano realizzato anche parcheggi con strutture da terzo mondo, e noi l'abbiamo eliminato. Non abbiamo eh, fatto sindaco, grande propaganda. Sindaco, quindi c'è un lavoro molto. Eh, insomma Importante da fare, molto meticoloso, e eh, eh, gliene diamo atto. Anna Parretta, anche perché credo che siamo in chiusura della trasmissione. Anna Parretta, quanti sindaci virtuosi avete con cui vi rapportate? Il sindaco di Cassano è un'eccezione o è la regola in Calabria? Allora, io ricordo benissimo la giornata ai laghi di Sivari eh, in cui abbiamo effettuato il monitoraggio dei fondali eh, con, appunto con i sub eh, appunto, e ringrazio il sindaco il, di, eh, di Cassano il, sullo Ionio. La, eh, la cosa che voglio dire è che ehm, appunto... Eh, il futuro della nostra terra passa proprio da sindaci eh, che hanno queste caratteristiche, sensibilità ambientale, rispetto per il, per il territorio e, eh, e rispetto della legalità. Eh, in Calabria eh, i sindaci diciamo, che hanno queste caratteristiche eh, ci sono, eh, purtroppo non sono, eh, non sono tutti, eh, ci sono anche eh, tanti casi insomma, eh, completamente diversi di, eh, di, di, di sindaci che invece non hanno... Eh, non fanno rispettare le leggi sul proprio territorio. Voglio ricordare una cosa: il sindaco citava eh, la eh, Caretta Caretta. Eh, la Regione Calabria recentemente ha emanato una nota nella quale richiama la normativa eh, comunitaria, nazionale e regionale proprio per la tutela eh, delle, eh, delle tartarughe Caretta Caretta, del Pratino, del Giglio, tutte eh, diciamo specie eh, il, floristiche e faunistiche stupende che, eh, che ci sono sulle nostre spiagge e che appunto eh, la. Attraverso questa nota eh, la Regione Calabria eh, ricorda ai comuni che non bisogna effettuare prima dell'inizio dell della stagione balneare la pulizia della spiaggia con eh, ruspe o altri mezzi meccanici proprio per non creare eh, documento ai delicatissimi eh, ecosistemi che insistono sugli eh, arenili e sulle, sulle dune. Eh, sono state emanate delle sanzioni e eh, con, contemporaneamente il, molti purtroppo comuni costieri continuano a effettuare la pulizia delle spiagge con mezzi vietati creando dei danni gravissimi alcuni sono stati anche eh, segnalati da noi noi speriamo appunto che eh, l'iter sanzionatorio prosegua fino in fondo però questo è un eh, piccolissimo esempio dell'assenza dell di sensibilità che purtroppo eh, connota alcune alcune amministrazioni quindi eh, dobbiamo far sì che il che ci siano più amministrazioni attente e più amministrazioni che facciano facciano rispettare le leggi. Sapere che c'è ancora bisogno della sanzione per far rispettare l'ambiente, che è poi la casa di tutti noi, è il futuro di tutti noi, è il futuro dei nostri figli. Quindi eh, cioè veramente, eh, è quasi eh, innaturale che non si rispetti l'ambiente, c'è bisogno ancora di tanta educazione all'ambiente e ben vengano le iniziative con i bambini, perché solo quando si inizia, forse da bambini, a far capire il valore, il rispetto, a educare ciò che è proteggere, quindi tutelare l'ambiente che abbiamo intorno, si ottengono dei risultati. In questo momento invece c'è ancora da combattere, come ci insegna Anna Parretta. Sindaco, però, io una battuta, anche se siamo in chiusura, sulla Venezia del Sud, volevo farla no? perché il sogno che eh, insomma eh, ormai eh, compie gli anni, no? nel senso che è stato un sogno eh, forse visionario, si è realizzato pienamente o no con eh, i laghi di Sibari? Io velocemente vorrei anche informarvi che eh, il 2020, io sono stato eletto sindaco a novembre 2019, ai laghi di Sibari e a Marina di Sibari mancava il servizio della differenziata, si diceva che non poteva essere fatta, adesso la facciamo e siamo arrivati ad una percentuale dell'80%. Quindi, io esprimo grande soddisfazione, e felicitazione da parte mia, da parte dell'amministrazione e ringraziamento a tutti coloro i quali ci hanno consentito questo risultato. I laghi di Sibari. I laghi di Sibari è un villaggio bellissimo. Stupendo, eh, progettato realizzato da cittadini de, da imprenditori del nord, i quali poi non se ne sono andati via. E sconda questo grande difetto che è la questione dello storm. Devo dare atto alla regione Calabria. Io voglio ricordare la campianta Onorevole Sandelli che mi diede un finanziamento di 10 milioni di euro per sistemare il porto-canale dei laghi di Silver. E devo dare atto anche al presidente Occhiuto che poi lui ha confermato questo Finanziamento anche per l'eccezione del nostro assessore regionale Gallo, È un lavoro sinergico che ha portato a raggiungere questo grande obiettivo e risultati. I tecnici stanno lavorando per l'affidamento della progettazione e per rispettare i tempi ultimi di realizzazione. Credo che una volta realizzato questo progetto importante ci sarà un rilancio vero e proprio della laghi di Sibri. Okay, Quindi il, caso... Caso... il sogno continua, sindaco. Purtroppo Contro... dobbiamo chiudere: Contro... il sogno Contro... continua. Continua. Grazie oh, ecco. per essere stato con noi, grazie ad Anna Parretta, presidente di Lega Ambiente, grazie a voi per averci seguito, a Luca Chito e Regia vi auguriamo un buon proseguimento.